Ciao Giada, scusami con René e Chilone, ma questa sera ho promesso a mamma di andare dalla principessa Altoprati. C'è una riunione per lo scisma Le Febbre. Io non so neanche dove sia la casa, perché non c'è fica e non ho mai messo piede. Ha detto mamma in zona Eor, l'unico riferimento monumento. Ma è tardi, Gian Maria? Non lo so assolutamente, cara. Se li manda a fanculo prima ti raggiungo al graticolo, altrimenti al Jackie. Ti aspetto. Ciao Giada, ok? Bye bye. I see you later. Via Thailandia. Via Indonesia. Via Birmania. In angolo con via Nuova Zelanda. Di Oceania. Ma che strano, stiamo facendo il giro del mondo e mi trovo sempre in zona Eor. Oh, e che riferimento, meno male. Ecco un uomo, meglio chiedere. Buonasera, carissimo. Lei mi potrebbe rendere un servigio? Conosce via Cambogia? Devo arrivare dalla principessa Altoprati. Mi han detto alle spalle monumento a coso, a Mussolini, mi pare. Me l'ha detto mamma. Oilà, ma lei è malconcio, caro. Cosa è successo? Una bomba? Una automobile m'han truppata, aiuto. Aiuto, mi dice, caro. Cosa posso fare per lei? Non so, non ho neanche la mia cassettina first aid, sa, la cassettina pronto soccorso. La tengo installata sulla mia Land Rover. Quando faccio rotta africana la porto. Si rende necessaria, sa. Si prendono certe inculate qui nel Ghege, le bestie incornano. Col bufalo ti la cavi, ma con il rino, il rinoceronte, ci resti secco. Ma portami via! Ma dove la porto, caro? Io ho una riunione di famiglia, si parla di papi, con me non la posso portare. All'ospedale, mi dice. Volentieri, caro, ma io non ho dimestichezza con gli ospedali. Io conosco solo una clinica privata a Ginevra. Ci vado temps en temps per sgonfiarmi. Lei vuole essere autotrasportato. Sì. E lo vedo, si è già accomodato. Questa non mi ci voleva. D'altronde io non posso certo rifiutare un trasporto. Senta, lei mi dica dove devo andare, perché io in questa zona ho perso l'orientamento. La scarpa è sua, suppongo. All'ospedale, al Sant'Alfonso, a Lungotevere. Ah, ho capito. È in quel isolotto che emerge dal nostro biondo, lurido e zozzo Tevere. Senta, cara, facciamo un po' prestino, perché io devo ritornare in zona dalla principessa Altoprati. Sì. La vecchia starà già sbraitando. L'ospedale. Sì, caro. È contento, anch'io. Ci siamo, eh? Buonasera, carissimi! Avrei autotrasportato un signore malconcio che ha bisogno delle vostre cure. Volete provvedere, prego? Qui è tutto pieno, caro signore. Non c'è posto. Un pullman dei turisti olandesi è andato fuori strada. Poi là, fuori strada, dice. Comunque questo signore potete anche prenderlo. Lo mettete in mezzo ai turisti, d'altronde non parla, può anche essere uno straniero, chi ce lo dice? Ah, io ho detto, non si tratta di straniero, c'è un ospedale pieno, non c'è posto. La comprendo, caro, ma io questo malconcio l'ho trovato sotto il monumento a Mussolini, mi ha pregato di portarlo all'ospedale, io ce l'ho portato, adesso che faccio? Senta, dia retta a me, non perda tempo, lo porti in un altro ospedale, c'è un pronto soccorso dall'altra parte del ponte, ecco. Sono 5 minuti. E ce lo devo portare io? E certo, lei c'ha il mezzo. Io c'ho il mezzo? Ma scusi, no, loro hanno scambiato questa mia Rolls bianca per un'ambulanza? Io sono Giovan Maria Catalan Belmonte. Inoltre, questo signore mi perde copiosamente sangue e mi ha imbrattato tutto il salotto interno della mia Rolls. Voi che mi dite? Noi tutto quello che possiamo dire è di portarlo all'altro ospedale, la misericordia, dall'altra parte del ponte. Ok, voi mi assicurate, eh? Misericordia, dice. Vi ringrazio, cari, per l'informazione. Aiuto. Spero di trovarlo velocemente, questo ospedale della misericordia. Qui è tutto pieno di turisti, non c'è niente da fare. I migliori posti si riprendono sempre loro, caro. Io lo so, oggi è un gran casino ovunque.
Chi c'è figa, sta a casa, non si mette nel marasma. Se uno va andaggio rischia dei brutti incontri. Prendi il Globetrotter, ti chiede un passaggio. Tu elargisci, quello te lo metti in culo, questo lo trovo grave. Guardi, io filtro. Ho sempre fiutato io, sempre, non mi buco. Dice non ti buchi. No, non mi buco. Allora sei antiquato. Beh, io sono come sono. Bevo un drink. Fiuto e bevo drink. Un cotto e tira l'altro. Anzi, facciamoci un goccio. Ecco, prego. Vien glacé in fiasca. Prego. Non beve, è astemio. Certo, questo non è il cotto che mi prepara il mio Valerio, il mio caro vecchio Valerio del Cecchi. Sono le bombe, sono. Io, guardi, giro con questa mia vecchia rossa, vero, perché mi serve per rimorchio. Mi dice mamma e quegli stronzi dei miei amici, ma questo è un catorcio. No, non è un catorcio, questo è un salotto viaggiante. Io prendo la mia preda, la colloco qui, mi reco in posti solitari, a contatto con la natura. La distendo su queste morbide poltrone e poi m'angroppo. Adesso tu un'altra. Guardi, se lei non fosse in quello stato e fosse una donna, io già gli sarei saltata addosso. Quando parlo di queste cose mi prende una sovraeccitazione che... Guardi, per curiosità, senta, senta, per curiosità, senta. Ma... Oh, ecco l'ospedale Misericordia. Sì, sì, Misericordia, mi pare. Ecco, siamo arrivati. Aspetti, non si muove, eh? Oilà, sia lodato Gesù e Maria, sorella madre. Ho un ferito gravissimo che dopo soccorrere. Che facciamo? Entro con la Rolls o lo scarichiamo qui fuori? No, no, qui non c'è il pronto soccorso. Non c'è il pronto soccorso? Non c'è il pronto soccorso. Leggo lì pronto soccorso, sorella madre. Sì, fino alle 11 di sera. Ah, fino alle 11 di sera? Fino alle 11. E dopo le 11 non soccorrere no, no. Più? Ha sentito, caro? Lei un'altra volta deve farsi investire verso le 9 o le 10 al massimo, alle 11 non soccorrono più. Mi renda grazia, sorella madre. Sono Giovan Maria Catalan Belmonte, preposto cameriere del Soglio Pontificio. Io devo scaricare l'infortunato perché ho un appuntamento urgente con i miei familiari per discutere sullo scisma delle febbre. Io non so niente. Faccio tutto io, sorella. Lo prendo, lo metto dentro la vostra ruota, così potete ritirarlo domani mattina quando riaprite. No, qui non ci sono rotte per nessuno. No. Lo porti all'ospedale militare, a due passi. Ce lo devo portare io, sorella madre. Sia lodato Gesù e Maria, sempre sia lodato. Ha sentito, mio caro? Quella monachina, com'era decisa, ma...